Quando avremo terminato il nostro lavoro, così è come si presenterà. Ora lo andremo a cucire con l'uncinetto, facendo una cucitura invisibile che si vada ad integrare con l'alternanza delle coste. Per fare questa cucitura dobbiamo avere il dritto fronte a noi e avvicinare le due estremità. E andremo a cucire partendo dal basso, vedete? Io ho l'ultimo punto lavorato all'inizio del lavoro, dove abbiamo il bordo con le maglie basse. Questo perché cuciremo prima il laterale e continueremo poi cucendo con l'ago la parte superiore. Per avere la cucitura invisibile, noi siamo partiti con il primo giro che andava a formare la costa interna. Dovete terminare il lavoro con la costa in rilievo, così come ho fatto io. Vedete? L'ultimo giro deve essere la costa in rilievo. Il filo deve stare a destra, quindi sotto. Questo è il dritto del lavoro. Lo andiamo a piegare per metà. E partiremo con la cucitura, ma prima di andare a cucire vi dico come dovete misurare, poiché è un punto, vedete, molto elastico. Alla circonferenza totale io ho tolto un 10% di scarto e ho misurato in questo modo. Prendendo il metro, lo stendete in piano e andremo a misurare la circonferenza divisa 2. Il cappello che ho fatto io è per una bimba che ha una circonferenza testa di 54 centimetri, quindi la metà è 27. Allora, io che faccio? Prendo il lavoro, vedete? Lo poggio esattamente all'inizio del metro e poi lo vado ad allargare. Se nell'allargare non mi dà molta resistenza, la misura è giusta, vedete? Arriva fino a 28. Ed ha una buona elasticità. Se invece dovessi sentire nel mentre lo vado ad allungare una certa una forte resistenza, vado ad aggiungere qualche riga, quindi ad aumentare di qualche centimetro. Questo è un cappello da bimba che ha una circonferenza testa di 54, quindi la metà sarebbe 27, e mi sono fermata all'incirca 23 centimetri, togliendo quei 4 centimetri di scarto, come vi dicevo prima. L'elasticità è buona, vedete, si allarga senza resistenza e quindi procedo alla cucitura. Dritto contro dritto, vedete? Infiliamo l'uncinetto qui nel primo punto della parte fronte a noi, ma entrando solo nella costina dietro. Ok? Vado a pescare il filo, l'occhiello dell'ultimo punto che non ho chiuso. E lo tiro fuori, stringo e parto con la cucitura. Abbiamo le catenelle che chiudono il punto e la cucitura l'andremo a fare solo nelle costine esterne. Ok? Entro nel secondo occhiello del pannello fronte a me, entrando nella costina esterna, vado nell'occhiello dell'altro pannello, sempre prendendo la costina esterna, tiro il filo e chiudo e ricomincio. Vado nel punto successivo, prendo la costina esterna, vado sull'altro pezzo, prendo la costina esterna del punto, estraggo
e chiudo con un punto bassissimo. E questa è la cucitura che andiamo a fare. Occhiello esterno, occhiello esterno, estraggo e chiudo. Dall'altro lato, questa cucitura, vedete, è letteralmente invisibile perché abbiamo terminato con la costa in rilievo. L'altro lato iniziava con la costa interna. La cucitura che andiamo a fare riporta la costa, vedete, in sequenza. Costa in rilievo, costa interna, costa in rilievo, costa interna. Prima di procedere alla cucitura definitiva, come vi ho fatto vedere prima, se dovete aggiungere qualche riga, aggiungete, se dovete togliere, togliete. Diciamo che quel 10% di scarto è una misura che mi sono con la quale mi sono trovata bene io in tutti i cappelli che ho fatto, ma potrebbe essere un 5%, un 8%, dipende da come volete la calzata. Escludendo il 10% dalla circonferenza totale, la calzata è giusta, leggermente più stretta perché il punto è molto elastico e questo tipo di misura va bene per tutti i punti elastici. Quindi il consiglio è questo: imbastite il cappello, provatelo e se ritenete opportuno aggiungete, altrimenti se vedete che per voi è largo, togliete una, due le righe che voi ritenete opportuno. Dopo il bordo, arrivati alla parte centrale, non facciamo che entrare qui in questa catenella, fronte a noi, andiamo a prendere quella dell'altro lato, sempre quella esterna, estraiamo il filo e chiudiamo. Fate attenzione all'altro lato, vedete? Che la catenella forma tre anelli, 1, 2 e 3. Voi dovete prendere questo superiore singolo. Praticamente dovete avere, oltre all'asola che chiuderà il punto, due asole sull'uncinetto. Quando andrete ad estrarre, passate attraverso le due asole e chiudete la maglia che avete sull'uncinetto che va a formare questa catenella di chiusura, ma che dal dritto del lavoro vedete si integra perfettamente con la lavorazione. Io sono arrivata in alto, questo è il rovescio, questa è la cucitura. Vi faccio vedere la parte dritta e vedete che se avete seguito correttamente la cucitura non c'è, la cucitura non si vede assolutamente. Vado a tagliare. Ne lascio un pochino in più, vado ad infilare l'ago e vi faccio vedere anche la cucitura della parte superiore. Ecco qui. Andiamo a chiudere la solina dell'ultimo punto in questo modo andremo ad effettuare un punto filza entrando nelle catenelle dei punti in alto, in questo modo entro nei punti di tutte le costine e quella esterna e quella interna, vedete? Esterna, interna, esterna, interna.
Ecco qui. Andiamo a tirare per bene, senza far spezzare il filo. Ci aiutiamo un poco con le mani. Aggiustiamo per bene, stringendo quanto più possibile la parte superiore. Quando riteniamo opportuno che vada bene, andiamo a cucire quello che resta aperto. Vediamo un attimino per vedere il risultato. Ecco, vedete? È rimasto questo punto fuori, quindi lo andrò a sistemare. Mi raccomando di non lasciare nessuno spazio aperto. Date qualche punto in più e non in meno. Poi andrete ad annodare e a passare la godina eccedente dentro la lavorazione. Così deve essere, vedete, la cucitura in alto, non deve esserci nessuno spazio aperto. E il nostro cappello è terminato. Se vi piace, potete anche creare un pompon e metterlo in alto. Ecco qui, questo è il cappello cucito che sembra lavorato in tondo. Spero che anche questo tutorial vi sia stato d'aiuto. Vi invito ad iscrivervi al canale così mi date modo di poterlo supportare con le vostre iscrizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like, condividete e io vi aspetto per i prossimi video. A presto!